Tutti gli errori da evitare nell'installazione di una pompa di calore per acqua calda sanitaria. È quello che vedremo oggi in questo video. E prima di partire con la sigla, ricordati di iscriverti al mio canale. E se vuoi ricevere in anteprima i miei video, clicca anche sulla campana a fianco. Questo video è dedicato sia ai padri di famiglia che possono controllare così l'operato dell'installatore e capire se ha eseguito i lavori correttamente, sia agli installatori invece che possono prendere spunto per evitare qualche errore banale che potrebbe accadere in cantiere. Non so se l'hai notato anche tu, ma ultimamente il web è pieno di professionisti che sanno tutto di pompe di calore, di fotovoltaico, di biomassa, di impianti a pavimento, di impianti a radiatori, di batterie di accumulo, di solare termico e così via. Io invece ti parlo di casi reali che in molti casi ho anche seguito personalmente e non sicuramente di teorie da internet. Comunque dai, basta con le chiacchiere e andiamo al sodo. Iniziamo da subito allora a vedere come dovrebbe essere installata alla regola dell'arte una pompa di calore. Con pompa di calore per acqua calda sanitaria intendo quindi un dispositivo di questo tipo che è composto da un serbatoio all'interno in cui c'è dell'acqua e un circuito frigorifero posto al di sopra che permette di riscaldare l'acqua sottostante. Per riscaldare l'acqua sotto ovviamente produrrà aria fredda, quindi entra acqua fredda dall'acquedotto, esce acqua calda che andrà poi sui lavabi, nelle docce, nelle vasche, entrerà invece aria piuttosto calda, comunque aria a temperatura mite, e uscirà aria raffreddata e deumidificata, perché l'energia che era presente all'interno dell'aria è stata raccolta, utilizzata per riscaldare l'acqua. Questo per darti un'idea come concetto del funzionamento della pompa di calore. Lo schema principale per installare una pompa di calore è esattamente questo, che deve essere rispettato alla regola dell'arte. Non sono ammesse trasgressioni. Allora, qui sotto hai l'ingresso dell'acqua fredda, quindi l'acquedotto comunale, oppure il pozzo che hai a disposizione nel giardino. Partiamo quindi dall'acquedotto, qui ovviamente ci sarà il contatore dell'acqua. Poi abbiamo una valvola di intercettazione, cioè una semplice valvola di chiusura, apri-chiudi. Abbiamo poi una valvola di riduzione della pressione, quindi un riduttore di pressione che permette di evitare quei problemi se dall'acquedotto mi arriva troppa pressione d'acqua, che potrebbe poi crearmi danni a tutto l'impianto idrico-sanitario. Abbiamo poi una valvola di ritegno, o anche detta valvola di non ritorno, in modo che l'acqua calda all'interno dell'accumulo non torni indietro e vada all'acquedotto. E così detto proprio banalmente, andiamo a riscaldare l'acqua anche per i vicini di casa. Abbiamo poi un'altra valvola di chiusura, una valvola di sicurezza molto importante, perché se la pressione dell'acqua sale troppo, questa valvola apre e scarica in modo da limitare l'aumento di pressione. Abbiamo poi un vaso di espansione, si tratta di un accumulo con una membrana e i litri di questo accumulo variano, vanno da 18, 24, 32 e così via, sono dipendenti dal volume dell'acqua stoccata qui nel serbatoio. Più ho acqua accumulata in un serbatoio e più grande sarà il vaso di espansione, ma questa è la normativa che ce lo dice, non è qualcosa che si inventa il produttore delle pompe di calore. E poi abbiamo una valvola di scarico per svuotare il bollitore in caso di manutenzione. Sopra, ovviamente nella parte più alta, andiamo a pescare l'acqua calda sanitaria che andrà direttamente alle docce. Anche qui una valvola di chiusura in modo da chiudere le valvole nel caso in cui dovessi sostituire completamente la macchina. In questo specifico caso troverai anche l'impianto di ricircolo, ovvero quell'anello che permette di mantenere l'acqua sempre calda, pronta nei rubinetti. Infatti a casa tua puoi avere due situazioni, puoi avere la situazione che devi aspettare diversi minuti prima che arrivi l'acqua calda, oppure appena apri il rubinetto arriva l'acqua calda. Se sei nel secondo caso, probabilmente è presente un impianto di ricircolo, che non è altro che una pompa che fa girare l'acqua continuamente nell'impianto e appena tu apri il rubinetto esce subito calda. Vediamo adesso la parte della canalizzazione dell'aria prima di passare agli errori da evitare. Come ti dicevo, la pompa di calore
produce aria fredda perché la raffredda in modo da riscaldare l'acqua. Quindi vediamo come canalizzare quest'aria. Se la pompa di calore è installata in una stanza piccola, posso pensare di prelevare l'aria dalla stanza a fianco e ributtarla nella stanza a fianco. Uscirà aria più fredda ed umidificata. Se invece la stanza dove è installata la pompa di calore è piuttosto grande, grande intendo superiore ai 20 metri quadri, la pompa di calore può prelevare l'aria da dov'è e rimetterla nella stessa stanza. Ecco, fai attenzione a mantenere sempre un'apertura verso l'esterno un po' aperta in modo che la stanza non si raffreddi troppo. Poi posso pensare anche di prelevare l'aria dalla stanza a fianco e buttare quella fredda all'esterno. Questo è un altro caso. Diciamo che in questi tre casi mi ritrovo la maggior parte delle situazioni. Poi ci sono anche delle eccezioni, naturalmente. Per tradurre invece dal disegno alla realtà, ecco qui l'installazione tipo, quindi l'accumulo, con sopra la pompa di calore, tutto un sistema monoblocco. Abbiamo poi l'ingresso dell'acqua fredda qui dietro, con le sicurezze, abbiamo il vaso di espansione che ti accennavo prima, abbiamo poi l'uscita dell'acqua calda e il ricircolo. Ecco, come vedi, i tubi sono particolarmente isolati per evitare dispersioni e mantenere un'efficienza energetica più elevata. Passiamo ora invece a vedere i disastri che mi trovo in giro, seppure l'installazione è così semplice. Ecco, questo è un esempio. Questa è la pompa di calore, questo è l'attacco dell'acqua calda, questo è dell'acqua fredda e questo è lo scarico della condensa. Allora già così a colpo d'occhio vedi che il lavoro è stato fatto veramente in maniera approssimativa e da un installatore che tiene poco alla cura dei dettagli, ma soprattutto all'aspetto estetico. Ribadisco una cosa: fare le cose fatte bene o fatte male comporta lo stesso tempo e lo stesso lavoro, quindi tanto vale farle bene. Andiamo nel dettaglio di questa foto. Come vedi, l'ingresso dell'acqua fredda, non è stato installato il vaso di espansione, c'è solo la valvola di sicurezza e c'è la valvola di chiusura. Tanto che se devi sostituire la valvola di sicurezza sei costretto, per come è stata installata, a svuotare tutto il bollitore perché non puoi chiuderlo prima della valvola di sicurezza. Detto questo, quindi, e ti assicuro che il vaso di espansione non è dietro, proprio non c'è, anche perché dovrebbe essere installato tra la valvola di sicurezza e l'attacco dell'acqua fredda, vedi anche lo scarico della condensa come è stato posizionato, quindi un secchio e un tubo così messo un po' a caso. Considera che tutte le pompe di calore creano condensa come il condizionatore, e perché naturalmente vanno a raffreddare l'aria e l'aria raffreddandosi crea della condensa, e quindi bisogna prevedere uno scarico adeguato che può essere sotto un lavandino, sulla lavatrice, a terra, su una tanica. Però diciamo, anche se metti una tanica o un secchio, cerchiamo di fare un lavoro come si deve. Questo invece è il dettaglio della valvola di sicurezza, e come puoi notare proprio manca una valvola di chiusura prima, quindi se sono costretto a cambiare questa devo svuotare 300 litri di accumulo e poi riempirli, quindi star lì un'ora anziché 5 minuti. E tutto questo poi lo paga il cliente, perché è il cliente che paga l'uscita del tecnico, inconsapevole che poteva fare il lavoro leggermente diverso, impiegando lo stesso tempo, i stessi soldi, però che gli permetteva una manutenzione molto più economica nel tempo. Qui invece vediamo dove si è attaccato l'installatore per prendere l'acqua fredda.